Nella scorsa legislatura la commissione d'inchiesta sugli allontanamenti dei bambini, sulle case famiglie, ha messo in evidenza un sistema di tutela minori pieno di falle. Innanzitutto per una carenza di formazione da parte di tutti gli operatori che ruotano attorno alla tutela dei bambini. Parlo dei magistrati, parlo degli avvocati, parlo degli assistenti sociali, parlo dei consulenti tecnici d'ufficio e di parte. Ovviamente questo creando dei danni irreparabili, fino ad arrivare a quella che è la patologia del sistema, che è stato il caso Bibbiano, Angeli e Demoni. Non ancora è emerso che a seguito di denunce, soprattutto da parte delle mamme per violenza di genere, erano le mamme a essere messe sul banco degli imputati, soprattutto a non essere credute nell'aver subito violenza, e questo ha comportato un ribaltamento dei ruoli in cui la vittima è stata messa ovviamente sul banco degli imputati, e questo ha creato un cortocircuito, perché a seguito di questa segnalazione i minori sono stati allontanati dal nucleo familiare, inseriti all'interno di circuiti di case famiglie, in cui è emerso che anche queste case famiglie in certi casi non erano idonee per quanto riguarda la cura e l'educazione, ma soprattutto il progetto educativo. Questo ha comportato che questi bambini venivano allontanati per lunghi periodi, con frequentazioni di una volta ogni 3 mesi, ovviamente anche in caso di fratelli disposti in case famiglie diverse, come è stato il caso dei 4 fratellini di Cuneo, che sono stati allontanati dalla mamma, collocati in 4 case famiglie diverse, e poi dopo un anno di sofferenze, di processi, di interventi giudiziari, sono tornati nella famiglia di origine, comportando però delle conseguenze personali e morali, ripeto, irreparabili. Da quello che è emerso a seguito di queste falle è emersa la necessità di uscire comunque con un decreto legge, di depositare, mi auguro, da parte del governo un decreto legge urgente per intervenire e migliorare queste falle, questi vuoti normativi, soprattutto per quanto riguarda il principio di gradualità. Nei momenti in cui c'è una situazione di fragilità, non si allontana il minore dall'intero nucleo familiare, ma si guarda ai parenti entro il 4° grado, si guarda ai familiari che sono vicini al minore, invece di inserirlo direttamente in una comunità educativa. E questo vale anche per bambini piccolissimi da 0-6 anni. Così come l'audio-video registrazione, i minori devono essere sentiti con l'attivazione dell'audio-video registrazione, questo perché sia più tutelante ovviamente per i minori, ma anche per la famiglia, e in sede processuale per essere e fornire una difesa più tutelante possibile. Questi aspetti per quanto ci riguarda li abbiamo depositati anche noi a livello parlamentare, mia prima firma, in una proposta di legge, e mi auguro che in tempi brevi venga o calendarizzata o il governo esca con un decreto legge. Altra modifica fondamentale è la legge 54 del 2006 in tema di bigenitorialità, perché non ci può essere una bigenitorialità, io l'ho detto più volte, a tutti i costi, quando uno dei due genitori è un genitore violento, è imputato per reati di maltrattamenti in famiglia, abusi, molestie e stalking, perché ovviamente non si può imporre a un minore di vedere un genitore violento se ha sempre assistito appunto a situazioni intrafamiliari di violenza. E per migliorare questo bisogna che i tribunali civile e penale si parlino di più, per evitare ovviamente situazioni di collocamento intrafamiliare o comunque di gestione tra madri e padri, quando appunto ci sono pendenti dei procedimenti per maltrattamenti in famiglia. E anche questa proposta di legge mi auguro che venga calendarizzata il prima possibile. Ebbene, comunque rappresentare che già da questo inizio legislatura sto continuando a ricevere numerose segnalazioni, come è avvenuto nella scorsa legislatura, presentando interrogazioni parlamentare al ministro di competenza, che mi auguro risponda
rispetto alla scorsa legislatura e che invii ispettori ministeriali qualora ci siano gravi situazioni e ci siano appunto i presupposti per responsabilità disciplinari, perché in caso di abusi di potere o abusi per quanto riguarda il diritto, carenza di conoscenza del diritto, chi paga le conseguenze sono i bambini che subiscono gli allontanamenti, i genitori in particolare, le mamme che denunciano violenze e poi vengono messe sul banco degli imputati. Questo è inaccettabile e bisogna porre immediatamente rimedio.